Ciao a tutti amici e amiche di Andrew Chen, benvenuti ad un nuovo video di presentazione di un titolo nuovo su questo canale. Stiamo parlando di Romance of the Three Kingdoms 14. Wow, una serie così lunga. Dovete sapere che Romance of the Three Kingdoms è un gioco strategico che è stato rilasciato per la prima volta a metà degli anni 80 da una casa di sviluppo giapponese, la Koei. E oggi, il 28 febbraio in realtà, quindi ieri, è uscita la localizzazione per la lingua inglese del 14° capitolo, che è uscito per PlayStation e per PC a inizio anno, anche localizzato appunto in giapponese, in cinese, comunque in lingue che noi faremo un po' più fatica a comprendere. Devo ringraziare Cochmedia Italia per avermi dato la chiave di questo titolo, quindi oggi lo andiamo ad esplorare insieme, essendo uno strategico praticamente a turni. Saremo già abituati all'approccio del gioco ad alcune meccaniche, ma in realtà Romance of the Three Kingdoms è molto speciale, molto molto specifico, e ha delle meccaniche che dobbiamo imparare insieme. Questo è il motivo per cui oggi iniziamo con il tutorial. E un'ultima piccola nota prima di cominciare: come potete leggere, i tre regni sono i famosi tre regni della Cina imperiale, quindi giochiamo in Cina. Tutorial: e abbiamo quattro diverse tipologie di tutorial. Vedete che per ogni opzione che abbiamo anche tre personaggi che possiamo utilizzare. Alcuni di essi magari li riconoscerete perché sono gli stessi personaggi che poi vedete anche in altri titoli ambientati sempre nello stesso periodo dei tre regni. Raising Your Country's Strength. In questo tutorial parleremo dei fondamentali per potenziare la nostra regione, il nostro stato. Quindi lanciamo il gioco, schermata di caricamento, ci sono sempre i personaggi, e adesso inizia il nostro episodio. Andiamo a vedere un po' che cosa possiamo fare. Liu Bei, so, finalmente siamo a Ping Yuan, almeno ce l'abbiamo fatta in tempo. Vi presento Liu Bei, vedete che i personaggi sono disegnati con delle animazioni molto orientaleggiante come tipologia di gioco. Chang Fei, questo è vero, fratello. Dovremmo celebrare con un banchetto. En Guan Yu, il terzo personaggio che andiamo a incontrare. Allora, in all things the beginning is a key. L'inizio, chi vi incomincia a metà dell'opera, soprattutto adesso, ci suggerisce il saggio Guan Yu. E quindi, che cosa possiamo fare? Lasciamo perdere i banchetti, iniziamo a prepararci a gestire il nostro regno. Va bene. C'è una piccola introduzione ovviamente romanzata di dialogo tra i tre leader, e alla fine Liu Bei dice: Guan Yu, Zhang Fei, seguitemi. Allora, buttiamoci nella mappa. Noi partiamo a Ping Yuan, che è la nostra città. Ci sono veramente tante, come possiamo chiamarle, tante informazioni. Abbiamo il personaggio che stiamo utilizzando, la data, il nome del personaggio, in questo caso Liu Bei, gli ordini, un livello di nobiltà, e poi c'è una mappa con diverse province e diversi punteggi. Allora, il nostro goal è quello di unificare la Grande Cina. Per unificare intendiamo conquistarla tutta. Ok, molto bene. Per fare questa cosa ci sono tantissimi passaggi che dobbiamo ovviamente percorrere. Dobbiamo fare in modo che il nostro territorio prosperi, che cresca la popolazione, che ci si possa preparare per combattere e per invadere i territori dei nostri vicini. Quindi alcune cose sono fondamentali. E qui partiamo con la schermata di analisi della città. Ping Yuan è una città piccola, governata da Liu Bei, ha come oro 1000, come derrate 3000, come truppe 2005, questi sono punteggi che vanno a valutare appunto il livello di sviluppo per le diverse categorie, quindi il cibo, l'oro e le truppe, il morale delle truppe, quanto potrebbe resistere un assedio, gli eroi attivi se non sbaglio, le tattiche, le condizioni e tanto altro. Allora, you have to pay attention to the land your city controls. Dobbiamo stare attenti al territorio che è sotto controllo della nostra città. Le città sono fatte di diverse aree, con ogni area ha un core al suo centro, in questo caso la città di Ping Yuan per esempio. Ok, attraverso questi core possiamo conquistare il territorio circostante. So, to raise the amount of income you receive, your first thing is to develop the areas you
that you control. Se volete aumentare il numero di income, quindi di introiti economici, bisogna comunque conquistare di più. Siamo in un'età imperiale cinese in cui i soldi si fanno col commercio e con l'agricoltura, quindi più territorio meglio è. Più territorio sia meglio è. Allora, Pingyuan al momento non ha molto oro, non ha nemmeno troppe derrate alimentari, non ha nemmeno tante truppe, quindi siamo messi male. E l'income del commercio è 463, quello del cibo è 760, quello militare 0. Non chiedetemi che cosa sia l'income militare, perché lo devo scoprire a mia volta. Non so se è relativo a saccheggi oppure se è una cosa completamente diversa, sono curioso di capire. Allora, adesso il nostro Liu Bei chiede: allora come faccio ad aumentare l'income delle mie aree? You have to develop the areas to raise the income. Beh, chiaro, devi fare development, come in tanti altri giochi. Bisogna sviluppare. Allora, come si fa allora a sviluppare questa cosa? Fammi vedere. Allora, potresti confonderti. Se sei confuso, guarda il bottom left of the screen. I've left some memos there. Bottom left dovrebbe essere qui sotto a sinistra. Eccoli qua. Appoint an area. Ah, ok, perfetto, quindi adesso il tutorial ci dice che cosa fare, e qui sotto ci sono le istruzioni. Quindi, seleziona Pingyuan e assegna un governatore. Ok, cliccando sulla città posso aprire molti ordini. Marcia, cancella la marcia, domestica, politiche domestiche, politiche dei mercanti, muovi, informazioni città, informazioni area. Al momento non mi dà la possibilità di cliccare su niente, soltanto su le politiche domestiche. Governatore locale, forse è per questo che non posso fare niente senza governatore, boh. O forse è solo il tutorial, lo scopriremo. The colored areas are the one that our forces control. Ok, ovviamente sì. Tra l'altro devo capire in che area della Cina ci troviamo. Questo dovrebbe essere il fiume giallo. Qui dovrebbe esserci l'oceano, la Corea un po' più a nord, se non sbaglio. Non sono assolutamente una capra con la geografia cinese, non so dove sia la città di Pingyuan. Ok, iniziamo a selezionare la città, se ho capito bene. E c'è una bellissima mappa che mi ricorda tantissimo Pro Evolution Soccer degli anni d'oro. Con le statistiche a stella. Si vede che questo gioco è stato sviluppato in Giappone. E guardate, mi ricorda tantissimo i giochi di calcio giapponesi. Leadership, forza, intelligenza, politica, immagino, carisma. Sono tutte le abilità dei vari governatori. Ovviamente noi piazziamo... Ah, non piazziamo Liu Bei, mettiamo Guan Yu. Ci viene suggerito come governatore, ha una forza, grande forza, leadership e carisma, politica è un po' bassino. Ok, adesso che abbiamo scelto il nostro governatore, chiede Liu Bei: che cos'è quella roba con scritto commercio e agricoltura Valax? Mi piace la preparazione politica di Liu Bei in questo gioco, che come sono uscito dall'asino, e mi fa piacere perché io sono in questa situazione, quindi devo imparare. Allora, vabbè, il commercio ovviamente impatta l'income di denaro, l'agricoltura, le derrate alimentari e le barracks, le truppe. Vabbè, questo mi sembra abbastanza chiaro. Devo selezionare un focus, quindi. Ok. Ah, ok, il tutorial ci suggerisce. Attenzione, guarda le caratteristiche del tuo governatore prima di assegnare un focus alla città. Ok. Ad esempio, forza va bene per le barracks, intelligenza per il commercio, politica per l'agricoltura. Perché i politici devono andare a zappare la terra? No, non lo so. vabbè, comunque in questo caso la forza è altissima, quindi io direi di andare sulle truppe. Esatto, anche lo stesso Guan Yu suggerisce, mettimi al comando delle truppe, perché io non ho voglia di andare a zappare la vigna. Ok, va bene. Quindi adesso abbiamo a Pingyuan il nostro ottimo governatore. Che ha detto Soch, è di Bologna. Allora, un paese è fatto del suo popolo, giusto? Quindi dobbiamo trasformare quest'area in modo più vivibile attraverso l'amministrazione domestica di Pingyuan. Ok. Brother, the day is not over yet. Ok, in un turno... There is not only the strategy phase where you issue orders for domestic and battle. Ok, sì, nei turni non c'è soltanto spazio per le strategie e le battaglie. E quindi cosa c'è da fare? C'è anche una fase di avanzamento, dove gli ufficiali praticamente portano a termine gli ordini. Ok.
Se non c'è una fase cosiddetta di avanzamento, non ci sarà sviluppo durante il turno. Ok, quindi adesso dobbiamo scegliere il bottone avanza, il tasto avanza il bottone, la camicia. Il tasto avanzamento nel upper left, quindi in alto a sinistra, per vedere che cosa possiamo fare. Ah, questo è il tasto che fa passare il turno. Ah, d'accordo, adesso ho capito. Il gioco mi sta spiegando che io posso dare tutti gli ordini che voglio, ma se non passa il turno, questi non vanno a termine. Chiaramente questo è un normalissimo turn-based system. Non ci sono report in particolare, ci dice Guangzhou. Bene. Perché poi il primo turno non abbiamo avuto chissà cosa. Va bene. Ok, quindi non sappiamo se Zhang Fei ha bevuto oppure no. Intanto mi stanno cadendo delle cose dietro di me, scusate per i rumori molesti. Sfortunatamente, we really don't know, we'll be able to check the income and expenses and tax report, ok. Vedremo se il nostro amico si è ubriacato. Oh, income is already... income non va mica bene, ragazzi. Abbiamo perso oro, abbiamo perso derrate alimentari, le truppe sono rimaste pari, ma dobbiamo fare qualcosa, no? L'income viene ricevuto all'inizio di ogni mese. Per adesso, soltanto il consumo verrà riportato. Quindi un turno non è un mese, è meno. E quindi noi praticamente avremo l'income a fine mese, però intanto spendiamo. Interessante questo concetto. Molto interessante. Ah, ok. Intanto ci fa vedere il tutorial che le baracche di Ping Yuan stanno crescendo. Perché il nostro governatore le sta sovrintendendo. Guan Yu, che cosa sta succedendo? Fermo, fratello, stai calmo. Ad ogni turno il development sale, però dopo un po' di esperienza anche il livello salirà. Chiaramente è ancora un livello 1, però vedete che c'è un piccolo trattino che è l'esperienza, che invece manca in commercio e agricoltura. Lo sviluppo automaticamente continuerà nelle aree con un sovrintendente. Questo è interessante. Mi piace questa meccanica, ragazzi, mi piace. Ok, penso che possa essere utile avere anche un sovrintendente per il reclutamento a questo punto. Zhang Fei potrebbe fare il caso nostro, giusto? Oppure per l'addestramento Liu Bei. Andiamo a vedere. Clicchiamo. Domestic. City Government, ok. Per il reclutamento... Aspettate... officer with a high military stand would be the most appropriate for this. I suggest Zhang Fei. Va bene, prendiamo Zhang Fei. Effettivamente non è una forza altissima, quindi come per reclutare è perfetto. E poi una volta che si reclutano le truppe vanno addestrate, no? E quindi mettiamo Liu Bei, che ha... Liu Bei non ha niente di particolare... Ah no, il carisma è molto alto. Interessante. Ok, possiamo vedere il focus della città di Ping Yuan qui sopra. Adesso che abbiamo praticamente assegnato a tutti i personaggi, tra virgolette, politici. Bene, lascia chiudere tutte le truppe. Te lo lasciate, Zhang Fei. Stai buono. Questo, se ti danno uno schiaffone, ti devono cercare su Google Maps, ragazzi. È abbastanza cattivo. Allora... facciamo passare il turno. Ah, vedete che è January mid, è metà gennaio. Ecco perché non abbiamo visto i soldi nello scorso turno. Adesso è late January, quindi non vedremo di nuovo i soldi, secondo me. Non ci sono report, va bene, voglio vedere le finanze. Continuiamo a perderle. Caspita! Voglio i soldi! Ok. Truppe 2005, morale 93. Il morale è salito. E anche le truppe, se non sbaglio. No, le truppe sono rimaste uguali, erano sempre 2005, non so perché mi ricordavo 2000, però mi dice aspetta perché le truppe salgono dopo un mese. C'è una certa complessità in questo gioco. Fortunatamente il tutorial è molto chiaro. Ah, e qui c'è un altro elemento. Praticamente gli ufficiali ti danno dei suggerimenti. Ad esempio Yuan Yu in questo turno ci dice con 200 unità di oro potrei ripristinare l'ordine di Ping Yuan. Che cosa voglio dire? Non lo so. Ma andiamo a vedere. Qui c'è un altro esempio, ma Liang Burn Enemy. Possiamo bruciare l'esercito di Cao Cao. No, ecco il mio Cao Cao, il mio preferito. Se posso giocare con lui lo prendo sicuramente. Cao Cao è il mio personaggio preferito dei tre regni. Vabbè, comunque,
Se mi dai 500 di oro brucerò. Non voglio che bruci l'esercito di Cao Cao, ma scherzi. Sanzioni, eh? Sanzioni. Suggerimenti. Liu Bei. Please consider my suggestion. Regarding public order. If you choose this, public order will grow quickly. Ok, praticamente l'ordine pubblico salirà velocemente se ascolti il mio suggerimento. Vediamo un po'. Oversee proposal. Eccolo qua. Con 200 oro va bene, accettiamo. Ok. Sì, esegui immediatamente. Quindi spendiamo 200 oro, l'ordine pubblico sale di 4. La cosa interessante è che questa cosa è capitata quasi casualmente durante un turno, quindi non è che sono stato io a lavorare per far crescere l'ordine pubblico, è uscito l'evento, io posso accettarlo oppure no. I suggerimenti possono anche boostare o abbassare il morale dell'esercito, trovare denaro, trovare materiale e tante altre cose. Ok, interessante. Va bene, abbiamo fatto salire l'ordine pubblico a Ping Yuan. E possiamo far passare il turno. Arriviamo a febbraio finalmente, voglio vedere quando arriva il cash. Cioè, io sapete che sono un ingorribile romantico, se non ci sono i soldi non mi interessa di niente. Avanti. È febbraio. Intanto abbiamo più truppe. Non abbiamo report, va bene. Aha! Adesso mi piace. Sono arrivati 500 unità di oro. Peccato che ne abbiamo spese 520. Quindi come facciamo ad aumentare l'oro? Va bene, il nostro income è cresciuto. Secondo me non troppo. Possiamo banchettare, d'accordo. Va bene. Così parlano di ubriacarsi a mangiare. Che bel banchetto. Va bene. Interessante. Ok, come ricompensa abbiamo ottenuto alcuni ufficiali antichi. Zhang Lian, Chao He e Wang Yiwu. Ok. Ah, molto interessante. Quindi, abbiamo fatto il tutorial del Your Country Strength. Possiamo fare Marching and Suppressing, così sblocchiamo lì un po' Lin Shanglu e Han Fei. Lo vediamo magari nel prossimo video, ragazzi, perché mi piace mostrarvi quindi i tutorial di Romance of the Three Kingdoms insieme, in italiano, così lo impariamo insieme e poi mi dite anche qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Non dimenticate di fare due cose, iscrivetevi su Andrew Channel, iscrivetevi anche su Cronia Gaming, il canale che ho appena aperto in inglese in cui voglio portare giochi strategici di qualsiasi tipo, storici, eccetera, anche a un pubblico più internazionale. Ovviamente il vostro supporto è molto molto apprezzato. Ucronia Gaming, grazie per aver guardato questo video, noi ci vediamo molto presto. Dario, per ora è tutto, un saluto.